Esce battuta questa Fiorentina dal confronto casalingo con il Verona. E ancora c'è chi si chiede come abbia potuto farlo. Semplice, talvolta vince chi sbaglia di meno, o meglio, perde chi sbaglia troppo. È quello che ha fatto la Fiorentina, che ha dominato, specialmente nel primo tempo, anche nel gioco, un brutto Verona che non poteva essere giustificato dalle assenze di spicco di Fanna e Marangon. Socrates guidava una Fiorentina che faceva simpatia e sembrava travolgente. Così, dopo 10 minuti, ecco i viola in gol. Sulla splendida azione di Iachini Monelli. Niente da fare per Garella. 2 minuti ancora, sembra gioco fatto, ma Gentile, ormai senza gambe per la lunga corsa, fallisce il raddoppio. Tocca comunque sempre a Garella, portiere veronese, ad essere attento. Al 15esimo Monelli sfiora palla e gol. Al 23esimo Pellegrini tira alto. Al 36esimo ancora alto, contratto. 39esimo Pecci ci prova da lontano e palla leccapalo. Il Verona dunque è latitante. Latitante anche all'inizio della ripresa. Tocca a Garella infatti salvarsi sulla punizione di Passarella in angolo. 3 ammoniti sotto di un gol. Il Verona si interroga, sta attento di più e non fallisce la prima occasione. È Fontolan che raggiunge il pareggio al 12esimo. E dopo un salvataggio di Garella su Pellegrini, il Verona si dispone al contropiede, favorito da una Fiorentina che sente il pareggio stretto e che attacca. Così al 25esimo è rigore per il Verona. Brigel agganciato da occhi pinti. Galderisi non sbaglia e fa 2-1 per la squadra gialloblu. 7 minuti ancora, è occhi pinti che va a terra toccato da Sacchetti. Inflessibile e giusto il bravo Lobello, rigore. Passarella interroga il cielo. Il Verona si salva e così al 38esimo, brutto ma bravo questo Verona, con Galderisi fa 3 gol. 3 gol e 3 punti di vantaggio sulla seconda in classifica,